Ciao a tutti, oggi sono qua per mostrarvi i miei ultimi acquisti in fatto di make-up, skincare, beauty in generale. La prima cosa di cui voglio parlarvi penso sia anche la prima cosa che avrete notato, ovvero la parrucca che sto indossando. È una parrucca sintetica che mi è stata inviata dal sito Everyday Wigs. Questo sito vende molte parrucche con tagli naturali, anche i colori sono abbastanza naturali, poi ci sono dei colori invece un pochettino più di tendenza, come ad esempio questo che ha la radice scura e poi va a sfumare in un grigio, anche se in video penso che si veda molto chiaro. È in realtà chiaro, sul sito sembrava molto più grigia, in realtà è un grigio bianco, bianco sporco diciamo. Comunque a me personalmente piace molto, mi piace molto l'effetto, è molto morbida. Io in passato ho preso delle parrucche sempre sintetiche per fare cosplay e sinceramente non ho mai speso tantissimo, però la qualità si vede che è nettamente differente e soprattutto non sono pesanti come le parrucche che ho invece per fare cosplay, che è una cosa secondo me fondamentale. Se volete utilizzare una parrucca per tutti i giorni, se avete uno shooting, se dovete fare dei video, qualcosa in particolare, assolutamente abbastanza naturale, anche visivamente al tocco si sente ovviamente che è sintetica, però è veramente molto morbida. Come vi ho fatto vedere, la parrucca arriva in questa box che io ho trovato molto carina. Non mi era mai capitato di ricevere una parrucca in una scatola, mi sono sempre arrivati nei sacchetti, quindi la trovo una cosa veramente molto molto bella. All'interno della box c'era poi la cuffia, il cap per raccogliere i capelli in modo da non avere capelli che vanno in giro quando poi mettete effettivamente la parrucca. C'era una spazzola veramente molto morbida con cui mi trovo molto bene a pettinare la parrucca, che è essenziale per mantenerla e curarla. E a tal proposito ci sono anche le istruzioni su come mantenere curata la parrucca. Essendo una parrucca appunto da tutti i giorni, se uno la volesse utilizzare tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no, comunque frequentemente, è necessaria comunque una certa cura. Sono parrucche che si possono lavare, si possono tingere, si possono creare i boccoli, ad esempio questa che è liscia, si possono fare delle acconciature, insomma si può utilizzare veramente per qualsiasi cosa. Mi sono avvicinata solo per farvi vedere meglio l'attaccatura della parrucca. Come vedete è abbastanza naturale, io non ho mai messo una parrucca del genere, quindi magari l'ho messa anche male, però sinceramente l'effetto mi sembra molto naturale, molto verosimile, e a me personalmente piace parecchio. La lunghezza, come vi dicevo, è 24 pollici, quindi arriva poco sotto il seno nel mio caso, sono un po' bassina, questo è vero, però più o meno. Per quanto riguarda i costi direi che sono medio alti, nel senso che io non ho mai speso tantissimo per una parrucca perché la utilizzavo una o due volte l'anno, quindi per l'uso che ne facevo non avevo bisogno di una chissà quale qualità, mentre queste parrucche sono pensate per essere utilizzate molto frequentemente, quindi sono molto resistenti all'usura, si può utilizzare il ferro, la piastra. Per la spedizione invece ci ha messo 2 settimane al massimo, se non sbaglio, sono stati velocissimi, e al momento della spedizione inviano un'email con il numero di tracking, il corriere, tutte le informazioni del caso, quindi potete tenere d'occhio anche il vostro pacco. Nel caso foste curiosi vi lascio qua sotto in descrizione il loro sito, così potete spulciare, guardare che stili hanno, parrucche di tutti i tipi, tagli corti, medi, lunghi come in questo caso, ci sono degli effetti ombre, colorati, colori assolutamente naturali, c'è veramente un po' di tutto. Inoltre il sito mi ha fornito un codice sconto per voi nel caso voleste acquistare qualcosa, lo trovate sempre qua sotto in descrizione. Direi di passare ora ai trucchi. A dicembre c'era il 20% di sconto da Sephora, quindi io mi sono lasciata tentare per provare qualcosa di nuovo. Voi dovete sapere che io sono una grande appassionata di rossetti, penso che si veda dai video che faccio, perché spesso non trucco niente se non le labbra. Punto sempre sulle labbra, non perché siano particolarmente belle, ma perché mi piacciono i rossetti, non so che cosa farci, mi piacciono particolarmente. Quindi io avevo sentito parlare benissimo dei rossetti Urban Decay, ne ho provato uno e ho finito per fare una mini scorta alla fine. Ve li avevo fatti vedere anche su Snapchat, se non sbaglio, la mia gioia nel comprare questi rossetti. Adesso ve li mostro uno a uno.
ho preso 5 rossetti, di cui 3 comfort matte, quindi sono dei rossetti con finish matte ma che sono molto confortevoli sulle labbra. Rispetto ad alcuni rossetti della MAC sono veramente meno secchi, si stendono molto meglio a parer mio e mi fanno impazzire, a me piacciono molto. Il primo è After Dark, che è un viola fucsia veramente molto bello. Io sono un amante di questi rossetti sul fucsia viola, perché oltre a creare quell'effetto ottico e di denti più bianchi, sono dei colori che secondo me sulla mia carnagione stanno particolarmente bene. Ho preso poi sempre sul fucsia, questa volta più acceso, con dei riflessi blu, quindi effetto ai denti bianchi a go-go. Questo è Psycho, veramente molto bello, l'ho messo a Capodanno e me ne sono innamorata. Si stendono veramente molto facilmente e questo è uno di quei rossetti non troppo accesi, però che fa la sua bella figura. L'ultimo matte che ho preso è Bad Blood, un rosso che... ero un po' indecisa se prenderlo all'inizio perché è un rosso abbastanza caldo, quindi avevo il terrore che mi facesse i denti gialli. In realtà sulle labbra è più freddo di quello che sembra. L'ho indossato nel video Ask Cibi di Natale, quindi se siete curiosi di vedere come mi sta addosso, anche solo dalla miniatura lo potete vedere. I due cream invece che ho preso sono nettamente agli antipodi, perché uno è nude, è quello che sto indossando in questo momento, e si chiama Rush. Veramente bello da tutti i giorni, sto utilizzando quasi esclusivamente questo, perché con qualsiasi cosa sugli occhi questo sta bene, è veramente uno di quei colori neutri che sta bene veramente su tutto. L'altro invece è Shame ed è un colore invece fortissimo, un rosso sangue quasi marrone, veramente molto bello. A me piacciono i rossetti così intensi. Questo invece l'ho indossato nel video Bookshelf Tour parte 2, quindi se siete curiosi lo vedete addosso in quel video. Sempre da Sephora ho preso un mascara che ero curiosissima di provare perché ne ho sentito parlare ovunque, lo elogiano tutti quanti, quindi ero curiosa e ho approfittato degli sconti per prenderlo, ovvero il The Real di Benefit. Questo mascara è abbastanza costoso, viene 27,50€ se non sbaglio. A me piace l'effetto naturale, quindi in genere faccio una sola passata di mascara appunto per definirle e incurvarle. Facendo una sola passata di questo mascara l'effetto è pari a quello di un altro mascara che sto utilizzando in questo momento, ovvero il Ciglia Sensazionali, se non sbaglio, di Maybelline. Quindi sono rimasta un tantino delusa perché, cavolo, questo costa quasi 3 volte tanto e l'effetto è uguale. Però, oggi ho provato a fare 2 passate del mascara, una cosa che non faccio mai perché appunto a me piace avere le ciglia leggere e naturali, e devo dire che un effetto diverso c'è, nel senso che facendo 2 passate sono più definite le ciglia e è un pochettino volumizzante, non lo so, le vedo più belle facendo 2 passate. A me scoccia tantissimo perché il mascara è una di quelle cose veloci che mi ci vogliono 3 secondi da fare, quindi mi scoccia dover fare 2 passate di mascara, però adesso lo testerò nei prossimi giorni per vedere come si comporta. Lo scovolino a me piace tantissimo perché è uno scovolino rigido che definisce veramente bene le ciglia e soprattutto le divide, quindi per questo sono abbastanza soddisfatta, però vedremo nei prossimi giorni. Sono passata poi da MAC per 2 cose fondamentali, ovvero fondotinta e cipria. Io non utilizzo spesso il fondotinta, penso si veda benissimo nei miei video, perché se ho delle imperfezioni si vedono subito, non tendo a coprirle, preferisco far respirare la pelle, però quando ci sono magari degli eventi, devo uscire o voglio farmi particolarmente bella per un'occasione speciale, un colloquio di lavoro, mi piacerebbe avere qualcosa che uniformasse il mio viso, e i fondotinta che ho provato finora non mi soddisfacevano appieno, quindi sono andata da MAC, mi sono lasciata consigliare dalla ragazza che mi ha servito e abbiamo sperimentato tutti i fondotinta possibili, e l'unico compatibile con la mia pelle si è rivelato il Face & Body. Fondotinta famosissimo di questo brand, viene utilizzato tantissimo anche dai make-up artist perché può essere utilizzato sia sul viso che sul corpo e soprattutto ha un effetto seconda pelle. La coprenza è leggerissima, però si può stratificare, quindi se ho delle zone in cui voglio coprire di più ci faccio 2 passate e non fa effetto mascherone, è veramente molto leggero e naturale. Io lo stendo con le dita perché è abbastanza liquido e
Si uniforma velocemente, non crea strisce, macchie, è veramente molto uniforme, molto naturale sulla pelle, è una cosa che mi piace tantissimo. Nel caso foste curiosi, la colorazione che ho preso io è l'N1, penso sia la più chiara con tonalità neutra. Per quanto riguarda la cipria, ho preso invece il Mineralize Skin Finish nella tonalità medium, ovvero una cipria compatta minerale. Questa mi aiuta sia a controllare la lucidità nei punti in cui ho bisogno, sia semplicemente a fissare il fondotinta e rimane comunque abbastanza idratante e vellutata sulla pelle. Per ora mi ci sto trovando veramente benissimo. Per quanto riguarda la skincare, sono molto emozionata perché sono riuscita a reperire due prodotti che cercavo da tantissimo tempo, ma che non trovavo né in negozio né online. Ero veramente disperata. Sono due prodotti della Kiehl's che spero mi aiutino a migliorare la mia pelle. Il primo prodotto che vi mostro è la crema per il contorno occhi all'avocado. Questa crema è super idratante, ne ho sentito parlare benissimo ovunque ed è particolarmente indicata per le giovani donne, quindi fra i 20 e i 30 anni, per aiutare a minimizzare anche le prime rughe che vengono a formarsi. Sono molto curiosa di provarla, spero soprattutto che sia idratante e che mi aiuti a risolvere il problema del contorno occhi. Altro loro prodotto famosissimo che non vedevo l'ora di provare, e soprattutto spero che mi aiuti a migliorare la mia pelle, è il siero notte, ovvero il Midnight Recovery Concentrate, un mix di oli che vanno a nutrire la pelle, appunto va applicato la sera. L'applicatore è una pompetta, bastano 2 o 3 gocce e ha un odore buonissimo di rosa. Mi piace particolarmente estenderlo nelle zone in cui ho più bisogno di idratazione, ma in generale che vedo particolarmente critiche. È ancora presto per dire se funziona o meno, però ne ho sentito parlare talmente bene che se non fa qualcosa sulla mia pelle è un disastro. E infine Lush. Se non sbaglio, i primi giorni dell'anno ci sono stati dei saldi pazzeschi da Lush. Tutte le collezioni di Natale o comunque stagionali erano al 50% di sconto, quindi mi sono fiondata e ho fatto follie. La prima grande follia è stata prendere The Conforter, che non è della collezione natalizia, però era comunque al 50% di sconto. Quindi io ne ho approfittato per prendere la confezione da 500 grammi. Sì, io sto ancora utilizzando la confezione piccola di The Conforter, però siccome mi piace tantissimo, è ormai il mio docioschiuma preferito, ne ho approfittato, ho preso questo formato maxi che mi durerà tipo per 2 anni, non lo so. Se non siete familiari con The Conforter, ad una prima annusata sa un po' di cicca barra fragola chimica. In realtà sulla pelle dopo la doccia lascia un odore buonissimo perché è a base di frutti rossi, è super idratante, ma veramente io in inverno ho bisogno della crema soprattutto per le gambe perché sono particolarmente secche. Per il resto del corpo non ho neanche bisogno di applicare la crema idratante perché questo mi va a idratare molto la pelle. È infatti un crema doccia. Ci dovrebbe essere anche essenza di cipresso e bergamotto. Io sinceramente sento soltanto i frutti di bosco, quindi sono contenta perché odio gli agrumi. E infine la follia delle follie. Perché oltre ai prodotti della collezione di Natale, anche le confezioni regalo erano al 50% di sconto. Quindi, siccome io e mia sorella siamo particolarmente amanti dei prodotti per la vasca, abbiamo deciso di autoregalarci questa confezione con tantissimi prodotti che comunque avremmo acquistato singolarmente, ma che così abbiamo risparmiato ulteriormente. Cercherò di farveli vedere senza insozzare particolarmente il mio letto. Purtroppo il cartellino della confezione con scritti tutti i nomi è andato perso, però cercherò di ritrovarli e vi scriverò poi qua sotto il nome di ogni singolo pezzo. Comunque, il primo prodotto è una spumante da bagno, che dovrebbe essere la versione da bagno del The Conforter. Infatti sa abbastanza di frutti di bosco, oltre al terrore che abbia preso un po' di agrume da tutto il resto che c'è dentro. E a proposito di agrumi, io ho già provato, ho già utilizzato il Frizzy Pazzi, se non sbaglio. Ve ne ho parlato sul blog, ho messo anche le foto della vasca, quindi se siete curiosi vi lascio tutto nelle schede qua sotto in descrizione. È praticamente una bomba da bagno agli agrumi, appunto, e alla cannella che fa scoppietta nella vasca.
Un'altra spumante da bagno è il pinguino, che penso sia molto famoso della collezione di Natale. Io l'avevo preso tanto tempo fa ed ero rimasta delusa, ma semplicemente perché non sapevo che andasse sbriciolato e quindi non faceva particolarmente schiuma ed ero rimasta delusissima. Comunque ha un odore veramente molto fresco, per fortuna non agrumato, anche se se non sbaglio nella descrizione diceva invece che sì, ha degli agrumi. Non so perché a Natale è tutto agrumato, io preferisco le spezie. Un'altra spumante o coccola da bagno, adesso non ricordo, è questa qui a forma di bottiglietta del latte e con il tappo super mega iper glitterato ed è a base appunto di burro, latte. Sa veramente molto di fresco. La prossima cosa che vi mostrerò era una delle cose che attendevo di più di provare, ma ho scoperto che è praticamente solo agrumi, quindi a me non piacciono e piango, perché è questo dinosauro col cappellino di Natale, che è sempre una spumante, quindi vedete al bastoncino va girato dentro l'acqua così da fare la schiuma. E sì, purtroppo sa più di limone così, però ho avuto bruttissime esperienze annusando roba a caso. Nel senso, spesso hanno un odore, le bombe o le coccole o le spumanti, e poi nella vasca hanno un odore completamente differente, quindi preferisco affidarmi alle descrizioni. Raschiando il fondo sono rimaste le tre bombe che devo ancora utilizzare, che in realtà andrà a utilizzare mia sorella perché io le ho già provate tutte e tre. La prima, se non sbaglio, era un'edizione di Natale barra Halloween, perché si chiama The Monster Ball, è buonissima. A me era piaciuta da impazzire, soprattutto anche per i colori, veramente molto belli. Non so se ho messo delle foto su Instagram o sul blog, nel caso troverete i vari link. C'è poi una delle mie preferite di sempre, di cui trovate il post sul blog, ovvero The Experimenter. A parte che ha una forma a diamante, veramente molto bella, fa la vasca coloratissima e ha un odore molto speziato, che a me piace. Un odore abbastanza caldo, leggermente muschiato. A me fanno impazzire questi odori caldi, leggermente speziati, li trovo rilassantissimi, soprattutto nell'acqua calda. E infine questa bomba, che non ricordo bene come si chiami, purtroppo si è mezza rotta nella confezione, comunque ha diversi dischetti colorati e in cima, adesso è un po' nascosto, ma c'è tipo l'agrifoglio con un paio di bacche. Anche questa è molto speziata, sa proprio tipo di cannella e zenzero. Questi erano quindi i miei ultimi acquisti. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, sia dei prodotti che ho preso, ma in generale di questo tipo di video, se vi interessa, non vi interessa, se vorreste vedere più video a tema beauty, skincare, e se c'è qualcosa in particolare che vorreste sapere. A me piace tantissimo guardare video di questo genere, però mi sento molto esposta a parlarne, ho paura di essere criticata per diversi motivi. Magari sono soltanto cose mie, ma fatemi sapere la vostra. E soprattutto fatemi sapere che cosa ne pensate della parrucca, se vi piace, come mi sta. Io sono entusiasta, non pensavo mi stesse così bene, cioè io mi vedo particolarmente bene con questa parrucca, quindi sono molto entusiasta. Vi ricordo che in descrizione trovate il codice sconto per acquistare dal loro sito o in generale il sito dove poter spulciare altre varie parrucche. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!